Congresso di Vienna all'Unità d'Italia, un periodo importante della storia, cerchiamo di fare il punto. Allora, partiamo da Napoleone Bonaparte, dalla sconfitta a Waterloo, 1815, sicuramente il crollo di un mito, perché tutte le speranze che avevano animato i protagonisti della rivoluzione francese a partire dalla fine del Settecento svanirono. L'avvento di Napoleone, questo generale rivoluzionario che poi si rivelò spietato perché conquistò mezza Europa e la trascinò in una serie di conflitti, dominandola per oltre 20 anni. La fine di Napoleone, sappiamo, arrivò presto perché sarà costretto a fuggire all'isola d'Elba per volere delle potenze europee. Quindi se nel 1815 finiva l'impero napoleonico, poco tempo prima, esattamente nel 1814, si apriva il congresso di Vienna, guidato dal Metternich, primo ministro d'Austria, che voleva ripristinare la situazione europea antecedente alla rivoluzione francese e antecedente all'età napoleonica. Esattamente i vecchi sovrani volevano tornare all'ancien regime, all'antico regime, quindi volevano tornare sui loro troni e volevano tornare ai vecchi confini. Ora ricordiamoci che con il congresso di Vienna si apre l'età della restaurazione, quindi va dal 1814 al 1840. Cosa vuol dire restaurare? Significa ristabilire i vecchi confini, ristabilire i vecchi troni, tornare insomma, come abbiamo detto, all'ancien regime. Quali sono i principi fondamentali del congresso di Vienna? Sicuramente sono la legittimità e l'equilibrio, ma prima ancora l'obiettivo principale era la pace e la stabilità europea. Quindi esaminiamo i due principi. La legittimità stabiliva il diritto dei sovrani di tornare al loro trono, che poi era un diritto divino. L'equilibrio stabiliva che nessuno Stato dovesse essere superiore e dovesse prevalere sull'altro. Ora, lo strumento più importante del Congresso di Vienna fu la Santa Alleanza, questo patto firmato tra Russia, Prussia e Austria, che avrebbero dovuto aiutarsi reciprocamente. Poi così non fu, perché la Santa Alleanza fu utilizzata soprattutto dal Metternich come strumento per reprimere i moti liberali. Quindi qual è la situazione politica? Dopo il congresso di Vienna, sicuramente un'Italia ancora spezzettata, quindi la Francia sicuramente perdette tutti i territori conquistati, e il Lombardo-Veneto ancora sotto gli austriaci, poi i vari ducati, Parma e Piacenza, il Granducato di Toscana, il Ducato di Modena, eccetera, tutti sotto il dominio degli Asburgo. Lo Stato della Chiesa rimaneva al Papa, e poi al sud ovviamente il Regno delle Due Sicilie. E la cosa importante, l'obiettivo dei sovrani era l'assolutismo monarchico, quindi i liberali, cioè coloro che volevano, che chiedevano proprio di limitare il potere centrale dello Stato, volevano accrescere la loro libertà come cittadini. Questo è un concetto importante, perché a poco saranno proprio i liberali a riunirsi nelle società segrete, queste organizzazioni contro lo Stato. Sappiamo che in Italia la più importante fu appunto la Carboneria, che poi avrà una vita breve, che finirà con la condanna di Federico Confalonieri, Silvio Pellico e Piero Maroncelli. Ora arriviamo al 1821, le società segrete dalle parole passarono ai fatti e quindi iniziò tutta un'ondata di ribellione. La prima potenza a insorgere fu la Spagna, poi il Portogallo e poi il Regno delle Due Sicilie. In realtà che cosa stava succedendo nel corso dell'Ottocento? Si stavano affermando dei valori importanti, la nazione, la patria, l'idea di combattere per la libertà, per l'unità, per l'indipendenza. In realtà questi sono i concetti importanti, perché in nome di questi valori bisognava combattere, valeva la pena di combattere, e tutto ciò sfocerà nei moti del 1820 e 21 e poi porterà alla rivoluzione di luglio del 1830. Adesso un'altra cosa importante, diciamo, perché l'età della restaurazione coincide con il romanticismo, sappiamo quel movimento culturale che poi influenzò vari ambiti, dalla letteratura alla pittura e alla musica. Ora parliamo adesso di Mazzini. Mazzini, patriota e uomo politico con il quale ha inizio il Risorgimento italiano, che cos'è? Sicuramente quel processo di unificazione della penisola italiana, dopo secoli di divisioni e di dipendenza dallo straniero. Mazzini dedicò tutta la sua vita all'Unità Nazionale d'Italia, quindi sappiamo tutti che fondò la Giovine Italia, questa associazione che, a differenza delle altre che erano segrete, diciamo che Mazzini rese pubblico subito il suo programma. Quindi l'Italia doveva essere unita, indipendente e repubblicana. Ma una cosa importante è che le idee mazziniane suscitarono entusiasmo, ma poi i moti verranno repressi. E altra personalità importante è sicuramente Vincenzo Gioberti, perché Vincenzo Gioberti voleva una confederazione italiana preceduta dal Papa,
e quindi un tentativo di accordo tra la fede cattolica e i liberali. Un'altra cosa da dire è l'elezione di Pio IX, che susciterà tante speranze, che obbligherà tutti i sovrani a concedere Costituzione e Statuti, lo Statuto Albertino, che sarà promulgato a Torino da Carlo Alberto e che rimarrà in vigore per 100 anni. Arriviamo al 1848, alle tre guerre di indipendenza. In questa lezione ne parleremo solo delle due guerre di indipendenza, la prima combattuta da Carlo Alberto, che cercherà appunto di conquistare Lombardo-Veneto ma verrà sconfitto, e la seconda guerra di indipendenza con Camillo Benso Conte di Cavour nel 1859, questo liberale moderato che cercherà di riconquistare la Lombardia, perché come abbiamo visto dopo la prima guerra di indipendenza il Lombardo-Veneto era ancora in mano all'Austria, quindi Camillo Benso di Cavour, questo piemontese che sicuramente riuscirà a ingrandire poi il regno di Sardegna, perché sappiamo che Cavour si alleò a Napoleone III contro l'Austria, regno di Sardegna che, dicevamo, ormai comprendeva la Liguria, il Piemonte, l'Emilia Romagna, e quindi sicuramente una situazione che porterà poi alla spedizione dei Mille del 1860, con la quale finalmente Garibaldi riuscirà a completare la riunificazione italiana, come con la conquista del Regno delle Due Sicilie, delle Marche e dell'Umbria. Quindi la spedizione dei Mille, con la quale Garibaldi consegnerà l'Italia del Sud a Vittorio Emanuele II, che sarà appunto proclamato re d'Italia nel 1861. Direi di concludere, grazie.